Un enorme treno merci corre attraverso le montagne rocciose, totalmente fuori controllo. Nonostante l'alta velocità, l'equipaggio non fa nulla per rallentare. Jack, ci sei? Dalla parte opposta è in arrivo un altro convoglio con più di 100 passeggeri a bordo. Questo è uno dei percorsi ferroviari più suggestivi al mondo. Ogni anno migliaia di persone si concedono lo spettacolo offerto dal versante canadese delle montagne rocciose. Si rilassano a bordo del treno, evitando di guidare per migliaia di chilometri. Ma nell'inverno del 1986, la tranquilla traversata si interrompe bruscamente. Sembrava una piccola atomica. C'è stata una vampata improvvisa. Ora ti aiuto. Quella donna implorava di salvare il suo bambino. To save her baby. Un'inchiesta mette a nudo particolari sconcertanti sull'industria ferroviaria canadese. Allora non sembrava che qualcosa andasse storto. Febbraio 1986. Una spettacolare aurora boreale illumina il cielo di Edson, nello stato canadese dell'Alberta. Jack Hudson, macchinista della Canadian National Railways, ha sempre sognato di guidare treni merci. Ma dopo 16 anni di carriera, sa quanto può essere duro il suo lavoro. In Canada i convogli coprono distanze tali che a volte anche 12 equipaggi diversi possono darsi il cambio durante il percorso. Hudson lavora in Alberta, nel tratto che va da Jasper fino ad Edson, verso est. Attorno alle 11 di notte scende dal treno merci in arrivo da Jasper. Passa la notte ad Edson, nell'alloggio della compagnia. Dopo appena 3 ore e mezza di sonno, è di nuovo in piedi, pronto a tornare a Jasper. Alla stazione lo raggiunge il frenatore Mark Edwards, 25 anni. Come Hudson, anche Edwards è di Jasper. Nemmeno lui ha dormito granché. Hai riposato? Non molto, la febbre. Mi farebbe bene una bella dormita. I due saliranno davanti sulla prima motrice. Hudson condurrà il treno, mentre Edwards terrà d'occhio i freni, aiutando il collega in caso di necessità. Il capotreno Wayne Smith, 33 anni, soprannominato Smitty, completa l'equipaggio del convoglio di Hudson, in partenza questa mattina. Smitty. Smith viaggia in fondo al treno, sul vagone di servizio. Sorveglia la situazione, informando i colleghi a bordo della motrice su cosa accade alle loro spalle. I tre lavorano da tempo per la Canadian National Rail, meglio conosciuta come CN. Hanno già percorso questa tratta centinaia di volte. Il treno che gli è stato affidato è enorme. Il 413 è lungo poco meno di 2 chilometri. I vagoni trasportano granaglie, condotte metalliche e sostanze chimiche. Pesa più di 11.000 tonnellate. All'ingresso di Edson, il treno rallenta bruscamente, ma senza fermarsi. Ripartire richiederebbe tempo e l'equipaggio vuole partire il più in fretta possibile. Mentre il treno li affianca a passo d'uomo, Hudson ed Edwards lo prendono al volo.
Il regolamento della compagnia non lo consente, ma tra i dipendenti è una prassi diffusa. Mentre aspetta il passaggio del vagone di servizio, Smith ne approfitta per ispezionare il convoglio. Il capotreno controlla lo stato del carico e dei vagoni. A posto, Jack. Possiamo lasciare Edson. Ricevuto, lasciamo Edson. Smith ha anche il compito di restare in contatto con la testa del treno. Deve assicurarsi che i colleghi restino vigili per tutto il viaggio. Quando il vagone di servizio gli passa davanti, Smith ci salta sopra. Ok, ha tolto i freni, puoi andare. A più tardi. Alle 6.40 Hudson preme sull'acceleratore. Sospinto dal suo motore diesel da 8.000 cavalli, il treno aumenta la velocità, iniziando il suo lungo viaggio verso ovest, diretto a Jasper. L'equipaggio torna a casa. Mentre il 413 si dirige a ovest sullo stesso binario, un convoglio della Via Rail procede verso est. Il treno passeggeri Super Continental 4 è diretto ad Edmonton, in Alberta. I circa 100 passeggeri a bordo si stanno godendo i suggestivi paesaggi delle montagne rocciose canadesi. Tra loro viaggia anche Jamie Aid, 36 anni, metalmeccanico di ritorno in Ontario, dopo due settimane passate in famiglia a Vancouver. È come entrare a far parte di una comunità molto piccola. All'improvviso entri in contatto con tante persone e devi interagire con loro. Ricordo che a cena ho incontrato due signore. Una era in avanzato stato di gravidanza. Mentre alcuni passeggeri dormono, Aid si sposta nella carrozza panoramica a leggere un po', prima di colazione. È il quarto vagone del treno. Parecchie carrozze più indietro si trova il vice capotreno Herbert Timpey. È un veterano della compagnia. Presta servizio su questa linea da 7 anni. Il mio compito era di occuparmi dei passeggeri di quel treno. Prossima fermata, Hinton. Mentre il treno passeggeri sta entrando a Hinton, il convoglio merci sta per raggiungere la stazione di Arguin, 20 chilometri più a est. Qui i binari raddoppiano per un breve tratto, consentendo ai treni di incrociarsi. Il 413 verrà dirottato sul binario superiore per far passare il treno della Via Rail. Mentre Hudson si avvicina allo scambio, la segnaletica gli indica di rallentare. Il controllo ad Edmonton attiva lo scambio, smistando il 413 sul binario superiore. Alle 8.20 il treno della via arriva alla stazione di Hinton. Nella parte inferiore della carrozza panoramica, il 64enne Martin Pederson si prepara a fare colazione. Dopo una notte di sonno, si sente riposato. Pederson ha combattuto come pilota da caccia durante la Seconda Guerra Mondiale. La sera precedente ha rievocato quegli anni con un altro veterano incontrato sul treno. Il 61enne Kenneth Cattle, un ex Royal Marine. Eravamo in febbraio e stavo andando ad Edmonton per cercare lavoro. A bordo ci sono 115 persone, ma il treno non arriverà mai a destinazione. I passeggeri si stanno godendo il viaggio, ma presto dovranno lottare per la loro sopravvivenza.
Un treno passeggeri attraversa le montagne rocciose del Canada occidentale, diretto a est. È una mattinata limpida e assolata. Sullo stesso binario, a 15 km di distanza, gli sta venendo incontro un convoglio merci. Sospinta dai suoi motori diesel, la motrice viaggia a tutta velocità, trascinando con sé 113 vagoni, carichi di granaglie e di sostanze tossiche. In apparenza tutto sembra normale, ma quello che si sta verificando a bordo della locomotiva diventerà uno dei più grandi misteri nella storia delle ferrovie canadesi. È normale che treni merci e passeggeri viaggino sullo stesso binario. Per alcuni tratti la linea raddoppia, consentendo ai treni di incrociarsi senza problemi. Il 413 è sul binario superiore. La segnaletica gli impone di rallentare per poi fermarsi. Il via libera arriverà dopo che il convoglio passeggeri sarà passato indenne. Solo allora il merci potrà rientrare sul binario principale. Ma il 413 non rallenta. Continua la sua corsa, ignorando i segnali luminosi. Se non si fermerà presto, rientrerà sulla linea principale, dirigendosi a tutta velocità verso il treno della Via Rail. Nessuno tra i passeggeri immagina cosa stia accadendo. Martin Pedersen sta facendo colazione. Il convoglio merci non accenna a rallentare, ignorando anche le ultime tre luci rosse che gli impongono l'arresto. Il 413 rientra sulla linea principale, viaggiando a 95 km l'ora. Ha un peso di oltre 11.000 tonnellate. Herbert Timpey si rilassa qualche secondo. Ken Cattle può osservare la ferrovia davanti a sé. Chiacchieravo con un signore inglese che sedeva dando le spalle alla motrice. Avevo lo sguardo rivolto in avanti, seguendo la direzione del treno. A una certa distanza ho colto un bagliore. Non sapendo come era strutturata la linea, ho pensato: se si tratta di un altro treno, ci passerà accanto su un altro binario. Mentre leggevo il mio libro, un gruppo di ragazze mi è passato accanto. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! E poi, boom! I treni si scontrano come due arieti lanciati uno contro l'altro, ad una velocità complessiva di 200 km orari. La collisione sembra non finire mai. I vagoni del treno merci finiscono uno dopo l'altro sul luogo dell'impatto. È stato come una marea montante. Vagoni con granaglie, condutture da un metro di diametro lunghe 10 metri, volavano come tanti giocattoli. Per la forza dell'impatto, un vagone viene proiettato in aria, finendo dritto sul treno passeggeri. C'è stata una grande esplosione. Sembrava una piccola atomica. Si è alzato un grande fungo di fumo nero. A un certo punto è calato il buio. Con tutto quel fumo non riuscivo più a respirare. Pensavo di morire. Ormai non avevo più speranze.
In 37 anni di lavoro nelle ferrovie non avevo mai visto nulla di simile. Quell'ondata di vagoni carichi di metallo e granaglie si è fermata proprio a un passo dalla carrozza panoramica. Qualche altro metro e ci sarebbero arrivati addosso. Nello stesso vagone, al piano inferiore, Martin Pederson cerca di mettersi in salvo, ma fa fatica a vedere qualcosa. È stato colpito agli occhi dalle schegge di vetro del finestrino. A quasi 2 chilometri di distanza dalla motrice si ferma anche il vagone di servizio. Il capotreno Wayne Smith vede una colonna di fumo davanti a lui, ma non si rende conto della gravità della situazione. Motrice 413, credo che il treno sia deragliato. Qui c'è stata un'enorme esplosione, abbiamo sostanze chimiche a bordo, quindi state alla larga dalle sostanze a rischio. Smith non ottiene alcuna risposta. Nel frattempo i passeggeri cercano di uscire dalle lamiere piene di fumo. Nei Royal Marine mi hanno addestrato a sopravvivere e a reagire istintivamente. Sul retro della carrozza panoramica c'era un finestrino tutto incrinato. Mi sono arrampicato sui sedili e ho rotto il cristallo con la testa. Poi ho urlato: "Forza, usciamo da qui!" Cattle riesce a uscire dal vagone assieme a molti altri. Di colpo c'è stata una vampata improvvisa. Nel piano inferiore anche Martin Pederson riesce a fuggire. Molti altri non sono così fortunati. Restano intrappolati tra le lamiere in fiamme, come accade a Jamie Haid. Il soffitto era schiacciato. Avevo perso gli occhiali e non vedevo nulla, non respiravo. Poi l'addetto al bar è riuscito ad aprire un'uscita d'emergenza e ci si è infilato. E io gli sono andato dietro. Era scioccato. Ho detto: c'è gente qui, dobbiamo fare qualcosa, ma... Con la vista annebbiata, Haid rientra nella carrozza per prestare soccorso. Controllo, è il 413. Nel vagone di servizio, Smith sta contattando il controllo di Edmonton, distante circa 285 chilometri. Fate venire un dottore. Herbert Impey, il vice capotreno del convoglio passeggeri, si inserisce nella conversazione. Servono ambulanze! Servono ambulanze! Molte carrozze sono in fiamme. Ho ricevuto controllo? Esatto, vado a vedere se riesco a dare una mano. Com'era il segnale quando il macchinista lo ha comunicato? Prego? Com'era il segnale a Dale Hurst? L'ho chiamato parecchie volte per il segnale. Ho continuato a chiamarlo, ma non ho ricevuto risposta. Il pannello doveva indicare il rosso. Deve averlo passato, controllo. Non sono riuscito a parlarci, ho provato e riprovato. D'accordo, va bene. In testa al treno passeggeri, Jamie Haid si prodiga per salvare i sopravvissuti. Sta bene? Ora l'aiuto. Haid sente le urla delle persone intrappolate tra le fiamme. Potevo sentire la donna con cui avevo cenato la sera prima. Implorava di salvare suo figlio. Ma Haid è troppo distante e non può fare più nulla per loro.
È stato un momento difficile. La gente intrappolata urlava in modo incredibile. Non ho mai sentito nulla del genere. Un uomo ha visto che la moglie era rimasta tra le lamiere, è tornato indietro ed è morto con lei. Un'altra donna aveva quasi perso una gamba. Con grande coraggio Aid rientra tra le lamiere. Nella carrozza la temperatura tocca i 660 gradi, ma l'uomo cerca comunque di salvare un'altra vita. Quando sono rientrato, mi sono trovato di fronte l'uomo con cui avevo cenato la sera precedente. All'improvviso le fiamme lo hanno avvolto. Si è limitato a sedere e a proteggersi il capo. Per lui non potevo fare più nulla. Tutti quelli che erano in quel vagone erano morti. Quanto a me, non so perché, ma non era ancora scoccata la mia ora. Wayne Smith è distrutto. Non può raggiungere i suoi due colleghi in testa al convoglio e non riesce a capire la causa di questo immane disastro. Nel Canada occidentale un convoglio merci si schianta contro un treno passeggeri con a bordo più di 100 persone. Nei minuti successivi alla collisione i sopravvissuti cercano di uscire dalle lamiere in fiamme, mentre altri restano intrappolati. Ho incontrato una delle ragazze che era con me nel vagone. Ho dovuto dirle che avevo visto la sua amica. Aid è costretto a darle la brutta notizia. L'agente Mark Linnell della polizia canadese è uno dei primi ad arrivare sul posto. Avevano parlato di un deragliamento e non di uno scontro, il che è persino peggio. Quando il poliziotto è arrivato, riusciva a stento a parlare. Era allibito, ha detto solo: "Non credo ai miei occhi". La scena è orribile. Le foto scattate subito dopo il disastro mostrano il livello della devastazione. Ero rimasto senza parole. Non potevo credere a quello che mi trovavo di fronte. La collisione è avvenuta a 18 km da Hinton. Le squadre di emergenza arrivano sul posto dopo 45 minuti. In Inghilterra sono stato per 14 anni nei Marine. Ho visto molti disastri provocati dall'uomo, attentati terroristici. Credevo di aver visto tutto. C'erano molti feriti, ustionati, c'era vetro dappertutto. Poi ho visto due corpi nel vagone ristorante, erano abbracciati. Più tardi ho scoperto che erano marito e moglie. È stato davvero sconvolgente. Mentre Lynn l'accompagna ai sopravvissuti, nota un uomo con una radio che cammina lungo il binario. Ehi, che è successo davanti? Come si chiama? Smith sta per scoprire che i suoi colleghi sono morti. Cosa è successo? Stiamo indagando, non so che dirle. Allora forse sono vivi. Mi dispiace. Ovviamente era molto scosso. I suoi colleghi erano morti. Per il Canada, quello di Hinton è il più grave disastro ferroviario degli ultimi 35 anni. 23 persone hanno perso la vita, altre 71 sono ferite in modo grave. Sono andati in fumo 35 milioni di dollari.
Wayne Smith è l'unico sopravvissuto dell'equipaggio del convoglio merci. Forse è l'unico in grado di spiegare perché il 413 è andato a schiantarsi contro il treno passeggeri. Quello che sa potrebbe essere utile a individuare le cause del disastro. Due giorni dopo, il governo dell'Alberta nomina una commissione d'inchiesta. Il giudice René Foisy viene incaricato di condurre le indagini. Foisy è un magistrato della Corte d'Appello dell'Alberta. All'inizio sembrava un compito piuttosto semplice. E in realtà l'inchiesta è stata molto più difficile del previsto. L'incidente aveva molti punti oscuri. Treni merci e treni passeggeri usano spesso la stessa linea senza problemi. Cos'era accaduto stavolta? Per scoprirlo, nei successivi 11 mesi vengono ascoltate 150 persone, tra testimoni ed esperti. Mentre il capotreno Smith si riprende, Foisy si mette al lavoro. Il giudice comincia dalla segnaletica del tracciato. Un guasto ai segnali potrebbe spiegare perché i macchinisti non hanno rallentato. I test approfonditi effettuati dalla CN avevano già evidenziato che al momento del disastro la segnaletica non aveva problemi. Ma noi abbiamo fatto molto di più. Abbiamo fatto controllare il sistema anche da un pool di esperti indipendenti. Gli interruttori che attivano i segnali sono ancora in posizione dopo l'incidente. Tocca all'ingegnere Eugene Couch controllarli. Forse un guasto ha fatto scattare il verde che ha dato il via libera al treno merci. Nessun guasto fa accendere la luce verde. Al contrario, nell'eventualità di un problema ai controlli del sistema, i segnali sarebbero diventati tutti rossi e avrebbero imposto l'arresto sia al treno merci sia a quello passeggeri. Alla fine abbiamo concluso che il sistema funzionava alla perfezione. Secondo Foisy, il treno merci ha ignorato il rosso. Forse il guasto che ha causato l'incidente era altrove. Dopo il disastro, il conduttore Wayne Smith ha dichiarato alla polizia canadese che quella mattina la radio aveva qualcosa che non andava. Continuavo a chiamarlo, ma non mi rispondeva. Forse i macchinisti avevano qualche problema meccanico e non riuscivano a contattare Smith. Joseph Ebert esamina le radio dell'equipaggio. Per prima cosa abbiamo analizzato la radio portatile usata il giorno dell'incidente. L'apparecchio rispondeva alle specifiche. Ma i problemi alle comunicazioni potrebbero non dipendere dalle radio. Molti addetti della compagnia sostengono che lungo i binari ci sono alcuni cosiddetti punti morti, in cui la comunicazione è impossibile. L'ipotesi viene presa in considerazione e scartata. Abbiamo effettuato un secondo test simulando le comunicazioni tra la locomotiva e la cabina di servizio con lo stesso tipo di radio usato nella circostanza. I test effettuati sul campo hanno dato indicazioni molto chiare. Le prove dimostravano che non c'erano punti morti. Viene esaminata un'altra ipotesi. Anche fenomeni naturali come l'aurora boreale possono disturbare le trasmissioni radio. Foisy fa esaminare un prezioso strumento tecnologico, i rilevatori di boccole calde. I rilevatori sono collocati accanto alle rotaie. Controllano la temperatura delle ruote e delle assi di un treno e ne registrano la velocità. Foisy e i suoi consulenti controllano i dati e fanno una scoperta interessante. Quando la locomotiva del treno merci supera il rilevatore poco dopo Arguin, viaggia a poco più di 60 km orari. Al passaggio della cabina di servizio, sta superando i 74 km orari. Nonostante il segnale rosso, il treno sta accelerando. Abbiamo determinato che negli ultimi 8 km
Il treno andava almeno a 95 o 100 km orari. Inoltre, prima dello scontro, non sono stati usati i freni. L'equipaggio non rallenta, ignora i segnali di stop e non usa mai i freni. Tutto indica che il treno è senza controllo. Faccio fatica a capire perché non sono stati usati i freni. Oh mio Dio! Esclusi i guasti meccanici, non resta che concentrarsi sull'equipaggio. Forse qualche particolare della vita di Jack Hudson, l'uomo ai comandi del treno, può spiegare quello che è accaduto. Quando Foisy interroga i familiari del macchinista ed esamina le sue cartelle mediche, fa una scoperta inquietante. Un disastro ferroviario in Canada ha provocato la morte di 23 persone e il ferimento di altre 71. Il giudice Foisy ha escluso la possibilità di guasti meccanici. Ora indaga nella vita di Jack Hudson, il macchinista con 16 anni di esperienza che guidava il treno merci. Le cartelle mediche di Hudson fanno emergere particolari inquietanti. Hudson aveva molti problemi di salute. Era un alcolista. Soffriva di ipertensione, di diabete. L'estate precedente aveva avuto un attacco pancreatico ed era stato sottoposto a una colostomia. Foisy si domanda se tutto questo possa avere a che fare col disastro. A causa delle ferite riportate da Jack Hudson nell'incidente, non è stato possibile determinare se avesse perso conoscenza a causa di un problema medico, come ad esempio un attacco cardiaco. Gli esami tossicologici hanno escluso l'assunzione di alcol e droghe. Aveva una salute cagionevole e qualche problema in famiglia, ma a quanto pare stava riuscendo a risolverli. In ogni caso, non era il tipo di persona che si toglie la vita provocando la morte di 23 persone e il ferimento di altre 70, alcune in modo gravissimo. Perciò abbiamo escluso il suicidio. Se si esclude il suicidio, forse Hudson ha avuto un infarto. Ma allora perché il frenatore Mark Edwards non è intervenuto? Gli investigatori hanno una risposta plausibile. Riposato un po'? Non molto, la febbre. Mi farebbe bene una bella dormita. Forse Edwards si è addormentato. La dottoressa Alison Smiley è un'esperta di problemi di affaticamento. Jack Hudson. Quel giorno, prima di iniziare il suo turno, Hudson aveva dormito al massimo 3 ore e mezza, vale a dire il tempo trascorso dal momento in cui è andato a dormire a quello in cui ha iniziato il nuovo turno. Il frenatore aveva un po' di febbre e la notte prima aveva dormito 5 ore. Anche il capotreno Wayne Smith non aveva dormito granché prima dell'incidente, non più di 5 ore. Mentre il treno merci supera i segnali di stop, l'intero equipaggio potrebbe essere addormentato. Un turno può iniziare in qualsiasi momento della giornata. Si può cominciare alle 4 di mattina e poi il giorno dopo alle 2 del pomeriggio. L'orario di lavoro è così discontinuo che ci si trova in uno stato di jet lag permanente. La fisiologia non riesce mai ad adattarsi ad un determinato orario. Inoltre, il lavoro costringe a percorrere per ore sempre lo stesso tratto di linea. Questo non aiuta i macchinisti a mantenersi vigili. Si passa in continuazione sulle stesse rotaie. È una situazione che definirei soporifera. In certi casi è facile che qualcuno possa addormentarsi, per quanto possa essere motivato. Molti treni hanno un dispositivo che arresta il convoglio nel caso il macchinista perda i sensi o si addormenti. Il cosiddetto pedale del morto. In teoria, il macchinista dovrebbe tenere premuto il pedale. Finché il piede mantiene la pressione, il treno non si ferma.
Quando il piede si solleva, attiva un segnale sonoro. Se anche in quel caso non succede nulla, il treno si ferma. Ma poi si scopre che molti disattivano il dispositivo. I macchinisti si giustificavano dicendo che sulle lunghe distanze diventava faticoso mantenere il piede sul pedale. Quindi di solito usavano qualche strumento per tenerlo abbassato. Il cestino del pranzo o comunque qualcosa di abbastanza pesante. Così potevano far riposare le gambe. Purtroppo in questo modo, anche in caso di necessità, il dispositivo non poteva entrare in azione. Dunque Edwards e Hudson possono essersi addormentati dopo aver manomesso il pedale del morto. Ma anche in un caso del genere il capotreno poteva scongiurare il disastro. Il 14 aprile 1986, a due mesi dall'inizio dell'inchiesta, Smith si presenta a testimoniare. Finora i medici gliel'hanno impedito per motivi di salute. Per la prima volta gli investigatori possono ascoltare la sua ricostruzione degli istanti precedenti al disastro. Ero seduto ad osservare il retro del convoglio quando abbiamo passato il cartello del 1169. A quel punto, di solito chiamavo il macchinista per chiedergli il colore del segnale di avvicinamento. Smith a motrice, cosa indica il segnale 1703 a Dale Arst? Passo. A questo punto i macchinisti dovrebbero rispondere, informando Smith che i segnali impongono di rallentare. Riuscite a sentirmi? Passo. L'ho chiamato almeno 3 o 4 volte, ma non ho avuto risposta. La radio aveva qualcosa che non andava. Motrice, mi sentite? Passo. La dichiarazione è sorprendente. Foisi sa già che le radio erano a posto. Il magistrato chiede a Smith la velocità del treno poco prima dell'impatto. Anche questa risposta lo lascia perplesso. Ho sentito i macchinisti dare una leggera frenata. All'inizio della curva la nostra velocità doveva essere di circa 80 km l'ora, o meno. In realtà, secondo i rilevatori, la velocità del treno superava di quasi 16 km il limite consentito e i freni non sono stati toccati. Ho usato la radio d'emergenza per cercare di contattarli. Jack, cosa indica il segnale di Dale Arst? L'ho chiamato per 3 o 4 volte sul canale 1, ma non rispondeva. Allora ho provato su altri canali. Ancora una volta qualcosa non torna. Foisi ha interrogato altri macchinisti al lavoro quel giorno e nessuno ha sentito le chiamate di Smith alla radio. Il capotreno sostiene che stava ancora cercando di contattare Hudson quando il treno ha superato i segnali che imponevano di rallentare. Un uomo della sua esperienza dovrebbe sapere che il prossimo segnale probabilmente sarà un triplo rosso. Il macchinista non risponde e il treno non rallenta. Smith può attivare il freno di emergenza, ma non lo usa. Jack, mi senti? Nonostante il prolungato silenzio di Hudson, il capotreno tenta solo di contattare il collega. Jack, rispondi! Come mai, vista la situazione, non ha tirato il freno? Ritenevo che il macchinista non avesse problemi. Pensavo che avesse il completo controllo del treno. In nessun momento ho ritenuto necessario tirare il freno d'emergenza. Allora non sembrava che qualcosa andasse storto. È proprio questo il punto, signor Smith. Se c'è un problema con la radio, siete addestrati ad osservare i segnali. Se fosse stato necessario, lo avrei fatto. Non aveva tirato il freno perché non pensava che ce ne fosse la necessità. Questo è quello che sosteneva. Francamente mi riusciva difficile crederlo. Se non si deve intervenire in una situazione del genere, allora quando bisogna farlo? Una volta terminata la contraddittoria deposizione di Smith, Foisi è pronto a chiudere il caso.
Ormai le responsabilità sono state individuate. L'inchiesta su uno dei più gravi disastri ferroviari nella storia del Canada si è conclusa. Lo scontro tra due treni nei pressi di Hinton e in Alberta ha provocato la morte di 23 persone. Il capo investigatore René Foisy ha considerato ogni ipotesi, dal guasto meccanico all'errore umano. Ora è pronto a dare la sua versione degli eventi di quel giorno. Nel suo rapporto di 205 pagine, Foisy ripartisce le responsabilità, individuando vari colpevoli. Secondo il giudice, il macchinista non ha rispettato la segnaletica che gli imponeva di fermare il treno prima di reimmettersi nel binario principale. Anche il frenatore Mark Edwards doveva intervenire e non l'ha fatto. Ha ignorato i segnali e non ha azionato i freni come richiedeva la situazione. Anche il capotreno Wayne Smith è colpevole. Non ha seguito le direttive che gli imponevano di azionare il freno di emergenza nel caso avesse perso il contatto radio con i due colleghi. In precedenza ha anche dichiarato alla polizia che secondo lui si erano addormentati. Foisy liquida come inaffidabile la contraddittoria testimonianza del capotreno. Foisy sottolinea anche che Smith, come i suoi due colleghi, quella mattina fosse esausto. Il magistrato non punta il dito solo sull'equipaggio. Secondo il rapporto, è possibile che prima dello scontro Hudson abbia avuto un attacco cardiaco. I dirigenti della compagnia erano a conoscenza da anni delle sue condizioni di salute. Era riuscito ad accumulare 40 o 50 note di biasimo. A 60 ti licenziano, ma le infrazioni successive non sono state notificate. Foisy richiama l'attenzione anche sulla violazione delle regole, come la manomissione del pedale del morto e l'abitudine di prendere il treno al volo. Alla fine è emerso che il comportamento della compagnia lasciava molto a desiderare. Avevamo rilevato frequenti episodi di lassismo e di negligenza. Poi si impone alla Canadian National Railway di migliorare i sistemi di sicurezza e raccomanda di equipaggiare tutti i treni con il dispositivo Reset Safety Control. Si tratta di una tecnologia molto più sofisticata del pedale del morto. Se si registra un calo di attenzione ai comandi, scatta un allarme, dopodiché il treno si arresta. Il dispositivo si è già rivelato prezioso in varie occasioni. Secondo uno studio condotto dalla CN, a 10 anni dall'incidente, il 90% dei macchinisti ha ammesso di essere stato svegliato almeno una volta dal dispositivo. In seguito al rapporto, la compagnia ha avviato uno dei più sofisticati programmi al mondo di riduzione della fatica. I dipendenti non sono più in servizio 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana. Riposarsi è più semplice. Sono state costruite strutture di ristoro ed è stata migliorata l'abitabilità delle locomotive. Ma per i parenti delle vittime del disastro di Hinton, queste misure sono state introdotte troppo tardi. Ricordo ancora le persone morte nell'incidente, gli amici che avevo a bordo di quel treno. La cosa mi angoscia ancora. Sono passati quasi 20 anni da allora e me la cavo ancora bene. Sono stato fortunato. In certi casi non si può parlare di fortuna, non per una tragedia di quelle proporzioni. Quell'esperienza mi ha fatto male dentro, ce n'è voluto prima di riprendermi del tutto. Sei lì che fai la tua vita e all'improvviso accade qualcosa che ti devasta, che ti scuote nel profondo. Non è colpa tua, ma la vita è fatta così. Però ho anche imparato che ci si può risollevare.
che un futuro è possibile. È il grande evento mondiale, Great Migrations, domenica alle 21, su National Geographic Channel. Un enorme treno merci corre attraverso le montagne rocciose, totalmente fuori controllo. Nonostante l'alta velocità, l'equipaggio non fa nulla per rallentare. Jack, ci sei? Dalla parte opposta è in arrivo un altro convoglio con più di 100 passeggeri a bordo. Questo è uno dei percorsi ferroviari più suggestivi al mondo. Ogni anno migliaia di persone si concedono lo spettacolo offerto dal versante canadese delle montagne rocciose. Si rilassano a bordo del treno, evitando di guidare per migliaia di chilometri. Ma nell'inverno del 1986, la tranquilla traversata si interrompe bruscamente. Sembrava una piccola atomica. C'è stata una vampata improvvisa. Ora ti aiuto! Quella donna implorava di salvare il suo bambino. To save her baby. Un'inchiesta mette a nudo particolari sconcertanti sull'industria ferroviaria canadese. Allora non sembrava che qualcosa andasse storto. Febbraio 1986. Una spettacolare aurora boreale illumina il cielo di Edson, nello stato canadese dell'Alberta. Jack Hudson, macchinista della Canadian National Railways, ha sempre sognato di guidare treni merci. Ma dopo 16 anni di carriera, sa quanto può essere duro il suo lavoro. In Canada i convogli coprono distanze tali che a volte anche 12 equipaggi diversi possono darsi il cambio durante il percorso. Hudson lavora in Alberta, nel tratto che va da Jasper fino ad Edson, verso est. Attorno alle 11 di notte scende dal treno merci in arrivo da Jasper. Passa la notte ad Edson, nell'alloggio della compagnia. Dopo appena 3 ore e mezza di sonno, è di nuovo in piedi, pronto a tornare a Jasper. Alla stazione lo raggiunge il frenatore Mark Edwards, 25 anni. Come Hudson, anche Edwards è di Jasper. Nemmeno lui ha dormito granché. Hai riposato? Non molto, la febbre. Mi farebbe bene una bella dormita. I due saliranno davanti sulla prima motrice. Hudson condurrà il treno, mentre Edwards terrà d'occhio i freni, aiutando il collega in caso di necessità. Il capotreno Wayne Smith, 33 anni, soprannominato Smitty, completa l'equipaggio del convoglio di Hudson, in partenza questa mattina. Smitty. Smith viaggia in fondo al treno, sul vagone di servizio. Sorveglia la situazione, informando i colleghi a bordo della motrice su cosa accade alle loro spalle. I tre lavorano da tempo per la Canadian National Rail, meglio conosciuta come CN. Hanno già percorso questa tratta centinaia di volte. Il treno che gli è stato affidato è enorme. Il 413 è lungo poco meno di 2 chilometri.
I vagoni trasportano granaglie, condotte metalliche e sostanze chimiche. Pesa più di 11.000 tonnellate. All'ingresso di Edson, il treno rallenta bruscamente, ma senza fermarsi. Ripartire richiederebbe tempo e l'equipaggio vuole partire il più in fretta possibile. Mentre il treno li affianca a passo d'uomo, Hudson ed Edwards lo prendono al volo. Il regolamento della compagnia non lo consente, ma tra i dipendenti è una prassi diffusa. Mentre aspetta il passaggio del vagone di servizio, Smith ne approfitta per ispezionare il convoglio. Il capotreno controlla lo stato del carico e dei vagoni. A posto, Jack. Possiamo lasciare Edson. Ricevuto, lasciamo Edson. Smith ha anche il compito di restare in contatto con la testa del treno. Deve assicurarsi che i colleghi restino vigili per tutto il viaggio. Quando il vagone di servizio gli passa davanti, Smith ci salta sopra. Ok, ha tolto i freni, puoi andare. A più tardi. Alle 6.40 Hudson preme sull'acceleratore. Sospinto dal suo motore diesel da 8.000 cavalli, il treno aumenta la velocità, iniziando il suo lungo viaggio verso ovest, diretto a Jasper. L'equipaggio torna a casa. Mentre il 413 si dirige a ovest sullo stesso binario, un convoglio della Via Rail procede verso est. Il treno passeggeri Super Continental 4 è diretto ad Edmonton, in Alberta. I circa 100 passeggeri a bordo si stanno godendo i suggestivi paesaggi delle montagne rocciose canadesi. Tra loro viaggia anche Jamie Aid, 36 anni, metalmeccanico di ritorno in Ontario, dopo due settimane passate in famiglia a Vancouver. È come entrare a far parte di una comunità molto piccola. All'improvviso entri in contatto con tante persone e devi interagire con loro. Ricordo che a cena ho incontrato due signore. Una era in avanzato stato di gravidanza. Mentre alcuni passeggeri dormono, Aid si sposta nella carrozza panoramica a leggere un po', prima di colazione. È il quarto vagone del treno. Parecchie carrozze più indietro si trova il vice capotreno Herbert Timpey. È un veterano della compagnia. Presta servizio su questa linea da 7 anni. Il mio compito era di occuparmi dei passeggeri di quel treno. Prossima fermata, Hinton. Mentre il treno passeggeri sta entrando a Hinton, il convoglio merci sta per raggiungere la stazione di Argyle, 20 km più a est. Qui i binari raddoppiano per un breve tratto, consentendo ai treni di incrociarsi. Il 413 verrà dirottato sul binario superiore per far passare il treno della Via Rail. Mentre Hudson si avvicina allo scambio, la segnaletica gli indica di rallentare. Il controllo ad Edmonton attiva lo scambio, smistando il 413 sul binario superiore. Alle 8.20 il treno della via arriva alla stazione di Hinton. Nella parte inferiore della carrozza panoramica, il 64enne Martin è il quarto vagone del treno. Parecchie carrozze più indietro si trova il vice capotreno Herbert Timpey. È un veterano della compagnia. Presta servizio su questa linea da 7 anni. Il mio compito era di occuparmi dei passeggeri di quel treno.
Prossima fermata, Hinton. Mentre il treno passeggeri sta entrando a Hinton, il convoglio merci sta per raggiungere la stazione di Argyll, 20 km più a est. Qui i binari raddoppiano per un breve tratto, consentendo ai treni di incrociarsi. Il 413 verrà dirottato sul binario superiore per far passare il treno della Via Rail. Mentre Hudson si avvicina allo scambio, la segnaletica gli indica di rallentare. Il controllo ad Edmonton attiva lo scambio, smistando il 413 sul binario superiore. Alle 8:20 il treno della via arriva alla stazione di Hinton. Nella parte inferiore della carrozza panoramica, il 64enne Martin Pedersen si prepara a fare colazione. Dopo una notte di sonno, si sente riposato. Pedersen ha combattuto come pilota da caccia durante la Seconda Guerra Mondiale. La sera precedente ha rievocato quegli anni con un altro veterano incontrato sul treno. Il 61enne Kenneth Cattle, un ex Royal Marine. Eravamo in febbraio. Stavo andando ad Edmonton per cercare lavoro. A bordo ci sono 115 persone, ma il treno non arriverà mai a destinazione. I passeggeri si stanno godendo il viaggio, ma presto dovranno lottare per la loro sopravvivenza. Un enorme treno merci corre attraverso le montagne rocciose, totalmente fuori controllo. Nonostante l'alta velocità, l'equipaggio non fa nulla per rallentare. Jack, ci sei? Dalla parte opposta è in arrivo un altro convoglio con più di 100 passeggeri a bordo. Questo è uno dei percorsi ferroviari più suggestivi al mondo. Ogni anno migliaia di persone si concedono lo spettacolo offerto dal versante canadese delle montagne rocciose. Si rilassano a bordo del treno, evitando di guidare per migliaia di chilometri. Ma nell'inverno del 1986, la tranquilla traversata si interrompe bruscamente. Sembrava una piccola atomica. C'è stata una vampata improvvisa. Ora ti aiuto! Quella donna implorava di salvare il suo bambino. To save her baby. Un'inchiesta mette a nudo particolari sconcertanti sull'industria ferroviaria canadese. Allora non sembrava che qualcosa andasse storto. Febbraio 1986. Una spettacolare aurora boreale illumina il cielo di Hudson, nello stato canadese dell'Alberta. Jack Hudson, macchinista della Canadian National Railways, ha sempre sognato di guidare treni merci. Ma dopo 16 anni di carriera, sa quanto può essere duro il suo lavoro. Un treno passeggeri attraversa le montagne rocciose del Canada occidentale, diretto a est. È una mattinata limpida e assolata. Sullo stesso binario, a 15 km di distanza, gli sta venendo incontro un convoglio merci.
Sospinta dai suoi motori diesel, la motrice viaggia a tutta velocità, trascinando con sé 113 vagoni, carichi di granaglie e di sostanze tossiche. In apparenza tutto sembra normale, ma quello che si sta verificando a bordo della locomotiva diventerà uno dei più grandi misteri nella storia delle ferrovie canadesi. È normale che treni merci e passeggeri viaggino sullo stesso binario. Per alcuni tratti la linea raddoppia, consentendo ai treni di incrociarsi senza problemi. Il 413 è sul binario superiore. La segnaletica gli impone di rallentare per poi fermarsi. Il via libera arriverà dopo che il convoglio passeggeri sarà passato indenne. Solo allora il merci potrà rientrare sul binario principale. Ma il 413 non rallenta. Continua la sua corsa, ignorando i segnali luminosi. Se non si fermerà presto, rientrerà sulla linea principale, dirigendosi a tutta velocità verso il treno della Via Rail. Nessuno tra i passeggeri immagina cosa stia accadendo. Martin Pedersen sta facendo colazione. Il convoglio merci non accenna a rallentare, ignorando anche le ultime tre luci rosse che gli impongono l'arresto. Il 413 rientra sulla linea principale, viaggiando a 95 km l'ora. Ha un peso di oltre 11.000 tonnellate. Herbert Impey si rilassa qualche secondo. Ken Cattle può osservare la ferrovia davanti a sé. Chiacchieravo con un signore inglese che sedeva dando le spalle alla motrice. Avevo lo sguardo rivolto ai... Il regolamento della compagnia non lo consente, ma tra i dipendenti è una prassi diffusa. Mentre aspetta il passaggio del vagone di servizio, Smith ne approfitta per ispezionare il convoglio. Il capotreno controlla lo stato del carico e dei vagoni. A posto, Jack. Possiamo lasciare Edson. Ricevuto, lasciamo Edson. Smith ha anche il compito di restare in contatto con la testa del treno. Deve assicurarsi che i colleghi restino vigili per tutto il viaggio. Quando il vagone di servizio gli passa davanti, Smith ci salta sopra. Ok, ha tolto i freni, puoi andare. A più tardi. Alle 6.40 Hudson preme sull'acceleratore. Sospinto dal suo motore diesel da 8.000 cavalli, il treno aumenta la velocità, iniziando il suo lungo viaggio verso ovest, diretto a Jasper. L'equipaggio torna a casa. Mentre il 413 si dirige a ovest sullo stesso binario, un convoglio della Via Rail procede verso est. Il treno passeggeri Super Continental 4 è diretto ad Edmonton, in Alberta. I circa 100 passeggeri a bordo si stanno godendo i suggestivi paesaggi delle montagne rocciose canadesi. Tra loro viaggia anche Jamie Aid, 36 anni, metalmeccanico di ritorno in Ontario, dopo due settimane passate in famiglia a Vancouver. È come entrare a far parte di una comunità molto piccola. All'improvviso entri in contatto con tante persone e devi interagire con loro. Ricordo che a cena ho incontrato due signore. Una era in avanzato stato di gravidanza. Mentre alcuni passeggeri dormono, Aid si sposta nella carrozza panoramica a leggere un po' prima di colazione. In Canada i convogli coprono distanze tali che a volte anche 12 equipaggi diversi possono darsi il cambio durante il percorso. Hudson lavora in Alberta, nel tratto che va da Jasper fino ad Edson, verso est.
Attorno alle 11 di notte scende dal treno merci in arrivo da Jasper. Passa la notte ad Edson, nell'alloggio della compagnia. Dopo appena 3 ore e mezza di sonno, è di nuovo in piedi, pronto a tornare a Jasper. Alla stazione lo raggiunge il frenatore Mark Edwards, 25 anni. Come Hudson, anche Edwards è di Jasper. Nemmeno lui ha dormito granché. Hai riposato? Non molto, la febbre. Mi farebbe bene una bella dormita. I due saliranno davanti sulla prima motrice. Hudson condurrà il treno, mentre Edwards terrà d'occhio i freni, aiutando il collega in caso di necessità. Il capotreno Wayne Smith, 33 anni, soprannominato Smitty, completa l'equipaggio del convoglio di Hudson, in partenza questa mattina. Smitty. Smith viaggia in fondo al treno, sul vagone di servizio. Sorveglia la situazione, informando i colleghi a bordo della motrice su cosa accade alle loro spalle. I tre lavorano da tempo per la Canadian National Rail, meglio conosciuta come CN. Hanno già percorso questa tratta centinaia di volte. Il treno che gli è stato affidato è enorme. Il 413 è lungo poco meno di 2 chilometri. I vagoni trasportano granaglie, condotte metalliche e sostanze chimiche. Pesa più di 11.000 tonnellate. All'ingresso di Edson, il treno rallenta bruscamente, ma senza fermarsi. Ripartire richiederebbe tempo e l'equipaggio vuole partire il più in fretta possibile. Mentre il treno li affianca a passo d'uomo, Hudson ed Edwards lo prendono al volo.